abbiamo Licia Mattioli, vicepresidente con delega all'internazionalizzazione di Confindustria, che voi ben conoscete. Eccoci. Grazie, benvenuta. Allora, innanzitutto, partendo da queste testimonianze che abbiamo ascoltato, le volevo chiedere che cosa emerge, che cosa l'ha colpita di più, alla luce del fatto che anche lei è un'imprenditrice e anche lei, ovviamente, tanti anni fa ha puntato sull'export. Innanzitutto direi che la prima cosa che si evince è che anche le aziende start-up o le piccole possono andare all'estero, anche se questo è un tema di grande difficoltà, perché di fatto si dice in questo periodo piccolo non è più bello, ed è vero, perché andare all'estero con una dimensione ridotta è molto molto più complicato. Il nostro paese è fatto per il 95%, lo sappiamo, di piccole e medie imprese, e oggi oltretutto andare all'estero non significa andare in un paese, cosa che succedeva anni fa, per cui tu investivi in quel paese però poi ti portavi dietro quel paese per anni. Oggi i paesi oggi ci sono e domani no. Pensiamo a tutto il Nord Africa, pensiamo alla Russia, che per alcune delle nostre aziende era il paese di esportazione, loro sono in grande difficoltà. Quindi stanno cambiando tutte le logiche, e da questo punto di vista io credo che il fatto di poter far crescere il nostro sistema di imprese di dimensione è senz'altro la chiave per farle internazionalizzare di più. È chiaro ed evidente che quando si vede sul palco delle aziende start-up, che poi start-up non sono neanche più tanto perché un'azienda che fattura 8 milioni già non è più una start-up, ma che comunque sono già start-up che sono andate all'estero, vuol dire che il sistema sta cominciando ad aiutare le imprese ad andare all'estero. E quello che mi fa molto piacere è che sia SACE che Simest, ieri eravamo un convegno della Simest, stanno aiutando moltissimo anche le piccole aziende, cosa che una volta non accadeva, e questo è un cambiamento direi epocale che sta sicuramente nella direzione giusta, va nella direzione giusta. Per quanto riguarda la mia azienda, invece, io nel 95 ho acquisito il primo terzo della mia azienda, nel 2000 abbiamo acquisito tutta l'azienda, e l'azienda non andava all'estero all'epoca, va solo nel mercato italiano. E siamo partiti dall'estero perché innanzitutto nel nostro mercato, il mercato del gioiello in Italia era saturo, e quindi abbiamo pensato che l'America, che era un mercato che molto apprezzava il Made in Italy, ma ancora ne aveva poco, potesse apprezzare il gioiello italiano. E infatti fu una scelta giusta perché eravamo per primi allora, e c'era pochissima gente che vendeva il nostro tipo di prodotto nella gioielleria. E lo stesso dicasi per i grandi marchi, perché abbiamo approcciato i grandi marchi e abbiamo cominciato con loro a vendere attraverso di loro all'estero. Quindi è stato un combinato disposto, ed oggi il nostro fatturato, che all'epoca era 100% italiano, oggi è 85% estero e 15% Italia. E adesso, da vicepresidente, come si fa a imporre il Made in Italy in un contesto economico volatile? Parlavamo anche di questa elezione di Trump, tutti sono un po' cauti, prima spaventava, i mercati insomma hanno risposto relativamente bene. Ci può essere un effetto Trump sulla nostra economia, le chiedo, così come ho chiesto ad altri ospiti? Ma sicuramente le parole che Trump ha pronunciato in campagna elettorale sono abbastanza agghiaccianti vis-à-vis di un esportatore e di un imprenditore. Però è anche vero che se poi si guarda la realtà dei fatti, si va un po' più nel dettaglio, si capisce che certe scelte non le potrà fare. Penso per esempio a NAFTA, tutto quello che lui ha detto nei confronti del trattato col Messico. Allora, è chiaro ed evidente che le aziende internazionali, questo non è stato tanto scritto forse, hanno investito più di 24 miliardi in Messico, tra americani e non. Quindi io credo che andare contro a delle aziende che hanno fatto questo tipo di investimenti e quindi penalizzarle in maniera significativa, l'hanno fatto anche per entrare negli Stati Uniti a dazio zero, mi sembra molto difficile. Stesso discorso dicasi nei confronti anche del resto del mondo. Allora, abbiamo visto per esempio sul Trans-Pacific, l'accordo Trump-TPP, no? L'accordo Trans-Pacific. Sì, su quell'accordo lì, per esempio, dove lui diceva appunto di voler frenare, in realtà sono stati gli Stati Uniti a volere questo accordo in maniera molto forte, contenere un po' la Cina. Quindi la sua campagna contro la Cina cozza contro il fatto di non voler più andare avanti col TPP. Quindi sono veramente degli equilibri molto, secondo me, che lo condizioneranno molto poi nelle campagne, diciamo, del post-elettorali. E credo che questo quindi potrà calmierare molto questo suo essere chiuso nei confronti dell'export. Chiaro ed evidente che per noi italiani, per cui l'export in America rappresenta il 10% del totale export italiano, insomma, questo è una roba che ci preoccupa molto, perché se cominciasse a mettere dazi più grossi di quanto già non abbiamo, potrebbe causarci dei grandi danni. Adesso quanto è difficile, alla luce di questo contesto, promuovere il Made in Italy, e su quali direzioni state lavorando, in quali direzioni? Allora, il Made in Italy diciamo che si autopromuove, perché dovunque si vada nel mondo il Made in Italy viene amato e conosciuto ed è apprezzato, molto più che in Italia, mi verrebbe da dire, perché quando lei va nel mondo e le dicono ma lei dove fai gioielli in Italia? Ah, si buttano per terra, quindi è molto meglio che non in Italia.
Detto questo, però, c'è da dire che è chiaro che bisogna aiutare di più le piccole e medie aziende ad andare fuori. Noi abbiamo fatto un lavoro, si parlava prima di squadra. Io lo continuo a dire perché penso che il Paese debba saperlo. Noi stiamo facendo una squadra eccezionale, le aziende di Confindustria, il governo, SACE, SIMEST, LICE, tutti assieme stiamo lavorando in una unica direzione, che è quella di aiutare le aziende a fare come meglio credono per portare all'estero i loro beni. Perché dico come meglio credono? Perché fino a qualche tempo fa, vedete, succedeva questo, che ICE per esempio ti diceva dove dovevi andare e come farlo, e non funzionava, perché l'imprenditore sa lui il paese di destinazione che gli interessa e come andarci, e bisogna però di essere aiutato, perché le dimensioni molto spesso o le difficoltà che sono di carattere economico, ma anche le difficoltà di risorse umane, perché un tema che deve essere affrontato è anche questo. La piccola e media azienda non solo non ha risorse finanziarie molto spesso, ma anche una capacità di risorse umane limitata, perché attira meno talenti, perché è piccola o non li può pagare. Questo è un altro problema. Allora cosa stiamo facendo? Abbiamo fatto squadra su questo tema, il governo ci ha chiesto, insieme appunto con questa squadra che vi ho detto, cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo. Abbiamo cominciato a fare delle azioni mirate. Una di queste, che risponde al tema appunto delle risorse umane, è il Temporary Export Manager, che sono dei voucher dedicati alle piccole e medie, per poter inserire in azienda dei manager, tipicamente che arrivano da aziende grosse, che sono magari in aspettativa o sono uscite dalle aziende perché con le pensioni anticipate, quindi sono cinquantenni pimpantissimi e bravissimi, che possono dare moltissimo ancora al nostro paese e che vengono inserite nelle piccole aziende proprio per aiutarle a fare quei passi che da sole non potrebbero fare. Questa è una delle cose che sono state fatte. Un'altra cosa molto interessante che è stata sempre fatta per aiutare le aziende ad andare all'estero è per esempio il fatto di fare del check-up aziendali, per capire se sono pronte ad andare all'estero, perché un altro errore che è stato fatto è che sono state parate all'estero di aziende che non erano pronte e quindi hanno fatto il primo ordine e poi non hanno potuto evadere l'ordine, quindi questo non c'è niente di peggio perché perde la faccia il sistema e l'azienda. Quindi check-up aziendale per vedere se erano pronte e check-up sul prodotto. Quel prodotto di quell'azienda, in quale paese poteva essere meglio spedito e consegnato? Qual era il paese che poteva meglio apprezzare? E da questo incrocio veniva fuori poi il programma di internazionalizzazione dell'azienda. Ci sono tante aziende che vogliono puntare sull'export? Ci sono, diciamo che le aziende che vogliono stare bene devono puntare sull'export, perché è una condizione sine qua non. Diciamo che molte aziende, sembra paradossale, ma oggi non hanno nessuno che parla inglese ancora. Sembra una cosa fuori dal mondo, ma succede anche questo in Italia purtroppo. E questo è un problema di nuovo di dimensioni, no? Perché sono molte aziende, pensate nel mio settore, il numero tipico del settore è 4 addetti per azienda. Cosa fai con 4 addetti? Eppure pensate che i gioielli, lo dico sempre perché ho fatto strano, malgrado questa dimensione minima, sono il prodotto italiano che ha più chilometri del mondo. Quindi è un fatto strano, no? E si trovano i prodotti italiani nei posti più strani del mondo. Però questo discorso della mancanza di capacità di preparazione di alcune aziende, certo che rende un po' zoppi i programmi, e per questo facciamo un sacco di formazione. Un'altra cosa che adesso è in corso d'opera, non è ancora uscita ma verrà lanciata tra poco, è il programma dei campioni d'Italia, che trovo sia un programma molto interessante. Campioni d'Italia che programma è? Prende aziende da 50 milioni di fatturato, che siano già internazionalizzate in una certa misura, perché altrimenti è inutile, per portarle ad essere campioni d'Italia. Vi faccio un esempio per farvi capire che cosa voglio dire. Pensate a Bottega Veneta, io lo cito sempre in questo caso perché è indicativo. Made in Italy è d'eccellenza, perché era un'azienda che faceva le borse nel Veneto, bellissime, però faceva 60 milioni di fatturato e cresceva poco ogni anno, cresceva ma cresceva poco. In mano al gruppo francese, che l'ha comprata 10 anni fa, oggi in 10 anni fa 1 miliardo di euro di fatturato. Allora, i fondamentali c'erano, no? Esportava, faceva delle bellissime borse, era già conosciuta, era marchio. Cavolo, in mano alla gente giusta ha fatto un salto pazzesco. Questi sono i campioni d'Italia, questo è quello che noi possiamo fare mettendo un piano strategico a disposizione di un'azienda giusta. E questo secondo me è il futuro dell'Italia, perché l'Italia fondamentali li ha, siamo bravissimi, dobbiamo fare più squadra, perché la facciamo ancora poco, stiamo imparando, lo vedete da quello che vi ho appena raccontato, però dobbiamo farlo ancora di più, perché se lo facciamo, io lo dico e lo continuo a dire, non ci fermerà nessuno, perché i fondamentali li abbiamo tutti. Senta, lei ha detto i gioielli hanno fatto tantissimi chilometri, lei all'attivo ha 160.000 chilometri di missione all'estero, come ci è riuscita? Cioè, si vede la faccia, chiederò i danni a Confindustria perché mi è crollata la faccia oltre che il fisico, ma a parte questo, il problema è che le missioni servono moltissimo e serve perché anche... stare sul campo, no? Serve. Perché stare sul campo, ma perché di nuovo tutto passa attraverso i rapporti umani. Per cui quando tu vai in un paese e il tuo paese viene accolto col primo ministro, col ministro e via di seguito con la delegazione, si creano dei rapporti interpersonali con le aziende che poi facilitano il business.
Perché nel momento in cui questi signori devono poi andare a vendere a un paese piuttosto che all'altro, te lo dicono chiaramente, voi non ci avete mai abbandonato, voi siete stato il paese che ci ha supportato nel momento difficile, preferiamo lavorare con voi. Quindi a parità di condizioni poi scelgono l'Italia. E questo, devo dire, tra l'altro, sfrutta anche una caratteristica italiana, che è quella di essere simpatici, perché comunque gli italiani, che dai politici agli imprenditori, comunque hanno empatia del mondo. E questo aiuta moltissimo anche il business. Allora, se mettiamo il combinato disposto della capacità intrinseca e individuale delle aziende di fare business e anche del fatto di comunque lasciare sempre un buon ricordo, tra l'altro facciamo anche molto welfare, questo non si sa. Ma un'altra cosa che ho trovato girando il mondo, che mi hanno detto, è stata quella che gli italiani non vanno e prendono e basta, ma lasciano tantissimo, lasciano formazione, lasciano scuole, lasciano welfare. Pensate l'Enel e tutto il Sud America, quando fa le grosse costruzioni che fanno loro di generatori piuttosto che di eolici, impianti vari, ma fa sempre delle cose sociali accanto. Ha portato l'elettricità in cima ai monti in Cile, ha fatto fare il caffè ai peruviani in maniera insegnando ai contadini come fare il miglior caffè e via di seguito. Quindi lasciamo dei grandissimi buoni ricordi. Senta, l'Italia ha una capacità attrattiva ancora per le aziende estere? Allora, l'Italia da questo punto di vista fa pochissimo ancora, perché noi siamo il fanalino di coda dell'Europa, 1750 miliardi vanno in giro per il mondo, noi ne intercettiamo nel 2015 20, vi dà l'idea di quanti pochi ne intercettiamo, con una Germania che ne intercetta 39, quindi i competitor fanno molto meglio, e la Francia non è lontana, la Spagna fa molto meno, ma la Spagna ha avuto una crisi significativa. Questo però è stato frutto di tutto quello che è successo in questo paese negli ultimi anni. Fino a 2 anni fa questo paese era un paese bloccato. Io ricordo al Presidente dell'Unione, proprio in questa città, che noi facemmo una grande marcia contro il governo e dal governo per dire: signori, qui bisogna cambiare le cose, perché sennò le aziende non possono più stare in questo paese. Questo, chiaro, la multinazionale lo vede ancora in maniera più supersonica, avendo tutto il mondo a disposizione. Devo dire però che la buona notizia, perché io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno da buon imprenditore, è che dal 2014 al 2015 gli investimenti stranieri sono aumentati dall'11 miliardi a 20 miliardi, il che vuol dire che quando le riforme si cominciano a fare, gli investimenti cominciano ad arrivare. E questo è un fatto. E regioni, ero l'altro giorno in Campania, dove stanno facendo una politica attrattiva fortissima, porteranno nel 2016-17 tantissimi investimenti stranieri nuovi, ma per milioni di euro. Quindi questo vuol dire che se si lavora bene, governo, regioni, Confindustria e tutte le associazioni territoriali, per semplificare il paese ed aiutare gli investimenti stranieri, questi vengono. Noi avevamo un'eccellenza qui, che era l'ITP, che aveva portato tantissimi investimenti. Dobbiamo ricrearla nella nostra CEIP rinnovato, perché quello può aiutare veramente le imprese a venire. E sicuramente la politica che si sta facendo dello sportello unico per le imprese, che è già operativa, quindi le imprese oltre di 30 milioni che possono fare l'accordo sul discorso fiscale, ci stanno facendo tante cose da questo punto di vista che vengono ben recepite, ma c'è ancora tantissima strada da fare. Se lanciare in ultimo un messaggio agli imprenditori che sono qui, che continuano ovviamente a credere nell'export, che messaggio lancerebbe? Poi le chiedo anche quali sono i vostri obiettivi per i prossimi anni. Che messaggio lancerebbe? Lancerei il messaggio di continuare ad andare avanti così, perché questo territorio qui è il best in Italy per le esportazioni, nel senso che lei pensi che durante la crisi il Piemonte è cresciuto del 20% delle esportazioni, si è salvato grazie alle esportazioni, quindi non devono andare a insegnare al resto d'Italia come si fa, perché l'hanno già fatto e l'hanno fatto bene. Qui devo dire, continuiamo così, ma facciamolo più tutti insieme. Di nuovo, l'esortazione è a fare squadra, perché in realtà molto spesso, e lo vedevo da Presidente dell'Unione quando ero qui, non conosciamo noi stessi le eccellenze del territorio, le scopriamo magari quando siamo fuori, e con questo forse bisogna farsi conoscere di più. E questo è un territorio, da questo punto di vista, che deve imparare moltissimo a raccontare di più quello che fa, perché fare lo sa fare. Quindi raccontare dobbiamo imparare. Grazie, grazie Alicia Mattioli, vicepresidente con delega all'internazionalizzazione di Confindustria. Grazie mille.